Prima di tutto voglio ringraziare l'Associazione Sindaco Sant'Anno per l'onore che mi ha fatto di partecipare in questo omaggio alla professoressa Massima Pini. Grazie anche all'amico Moncillo che ha fatto la traduzione del mio intervento di questo pomeriggio. E, come detto, il mio argomento è quello dello stato del principio di legalità, cioè, secondo me, quello della formalizzazione del principio di legalità. Negli ultimi decenni, tanto il significato quanto il contenuto del principio di legalità penale si sono visti esposti attenzione. Alcune di queste attengono alla sua dimensione politica, che è associata al principio democratico. A riguardo, è certo, in primo luogo, che le stesse nozioni di democrazia deliberativa e di autolegislazione dei cittadini sono state teorizzate in tempi recenti. Ciò nonostante, proprio in questi anni, si è accentuata la perdita di qualità democratica delle leggi penali formali, che appaiono in larga misura soprattutto nelle burocrazie dei capi politici dominanti. A ciò si aggiunge, in secondo luogo, il carattere limitatamente democratico delle disposizioni europee di armonizzazione dei diritti penali nazionali. Queste, nonostante il loro carattere analogamente burocratico, condizionano in modo determinante l'evoluzione della legislazione penale degli Stati membri dell'Unione. Infine, in terzo luogo, si è prodotta una dissociazione delle nozioni di democrazia garantista. Il contenuto della legge penale democratica non è necessariamente espressione delle garanzie di un diritto penale liberale. A volte accade il contrario. Essa esprime un populismo autoritario. La tutela delle garanzie fondamentali finisce per divenire allora a fare dei tribunali ordinari e in ultima istanza della Corte Costituzionale. Altre questioni riguardano la dimensione tecnica del principio di legalità, la certezza dei diritti. È proprio l'aspirazione illuministica a che le leggi penali ripizzino il comportamento vietato con una chiarezza delle sessioni tali da permettere l'orientamento esatto della condotta dei cittadini. Tuttavia, è assai indubitabile che tale aspirazione sia mai divenuta realtà. Nel caso dei malati in sé, l'orientamento dei cittadini è la risultante del sostrato etico-sociale, più che del contenuto percettivo della corrispondente legge penale. Diversamente, nel caso dei malattia politica, è ragionevole muovere dall'assunto che l'orientamento dei cittadini attraverso il contenuto delle leggi risulta semplicemente una finzione. Negli ultimi decenni, le stesse corti costituzionali hanno riconosciuto l'inevitabile vaghezza del linguaggio comune, così come la legittimità del ricorso del legislatore penale a termini porosi, al fine di ottenere l'adattamento delle leggi formali al mutamento delle circostanze, quale esigenze di giustizia casuale. La garanzia della certezza del diritto non sarebbe assicurata, allora, dalla legge penale in sé, ma dalla stabilità delle interpretazioni giudiziarie. Tale stabilità, prevedibilità, dovrebbe guardata in ultima istanza dalla prospettiva costituzionale. Ma vi sono ulteriori aspetti da non trascurare. Da un lato, la legge formale è percepita in determinate occasioni più come un ostacolo che come uno strumento di giustizia. Alcuni settori dottrinali e giurisprudenziali hanno espresso la loro contrarietà alla circostanza
che il formalismo della legge positiva si converta in uno scatto alla realizzazione della giustizia materiale. Il tema non rappresenta una novità assoluta. Di fatto, si è soliti con il tema alla formula di le divergenze hanno a che vedere con la portata che si attribuisce alla eccezione di giustizia, a fronte della vigenza della garanzia formale del principio di legalità. In generale è vero che tale eccezione viene ammessa solo in casi limiti, in termini similari a quelli che lo stesso rapporto pubblico. D'altro lato, tendono ad essere integrati nel contenuto del principio di legalità garanzie che poco o nulla hanno a che vedere con la sua natura classicamente formale e testuale. Tra le altre, possono essere menzionate l'applicazione retroattiva dell'ex litio, l'osservanza del principio interpretativo in dubbio con libertà o l'adeguatezza dell'interpretazione di un determinato testo giuridico alla assiologia costituzionale, qual canone metodologico proprio della scienza giuridica, così da salvaguardare, virgolette, l'orientamento sostanziale della norma. Infine, le garanzie del principio di legalità sono intese come principi in senso stretto, cioè precetti di ottimizzazione. Questa misura si riconosce la possibilità che queste garanzie entrino in conflitto con altri principi del diritto penale, dovendo formare l'oggetto di una ponderazione ragionevole. Tutto quanto sin qui considerato si realizza nei diversi paesi quale conseguenza dell'evoluzione della concezione della legalità. Muovendo al legalismo, cioè concezione formalistica della legalità, questa sembra essersi evoluta verso una concezione sostanziale o materiale. Da questa prospettiva, l'esigenza di legalità penale allude essenzialmente alla pretesa di raggiungere un'interazione tra il potere legislativo e quello che si tratta della produzione di interpretazioni giudiziali legittime e stabili, interpretazioni predefinite. Sulle cause di questa modificazione della concezione del principio di legalità si può discutere. Esse certamente sono varie e complesse. Tuttavia, ciò che è praticamente discutibile è che a tale mutamento non sia rimasta strana la coabitazione del sistema giuridico continentale svilito con il sistema anglosassone. Tale coesistenza si è manifestata in modo rilevante nei trattati e riflesso nella giurisprudenza dei tribunali internazionali. Allora, sul contributo dei giudici alla certezza. Solenni circa la necessità di leggi certe nella materia penale. Tuttavia, nella prassi dottrinale e nella giurisprudenza del Corpo Costituzionale si è andato consolidando l'idea che il canone della determinatezza, principio di tassabilità, sia esattamente questo, un principio. La sua piena realizzazione appare dunque un desiderato. Soprattutto la misura in cui esso deve essere ponderato con la realizzazione di altri principi o criteri contrapposti. Si tratta, pertanto, di ottenere la massima determinatezza possibile, partendo dal presupposto dell'impossibilità di un'assoluta determinatezza. In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Edu, ha ritenuto in effetti che la legge deve definire in modo chiaro
le figure di reato le pene creare prima. D'altro canto, è stato fondato proprio per il principio di generalità delle leggi, il suo testo non può avere una precisione assoluta. Per il resto, assume che numerose leggi impiegano termini vari al fine di evitare una rigidità eccessiva per potersi adattare ai mutamenti della situazione. Stando così le cose, la Corte Vero afferma che il compito dei giudici è precisamente quello di dissipare i dubbi che possono sorgere rispetto all'interpretazione del norme, tenuto conto dell'evoluzione della prassi quotidiana. Pertanto, l'esigenza di determinatezza legislativa sarebbe soddisfatta quando l'imputato, a partire dal testo della disposizione corrispondente, e o necessario con l'aggiunto dell'interpretazione fornita dai tribunali, possa conoscere da quali altre condizioni può derivare la sua responsabilità penale. La prevedibilità, ciò nonostante, dipende dal testo, dal suo ambito applicativo e, virgolette, dal numero e qualità dei suoi destinatari. In particolare, la prevedibilità della legge non osta che la persona interessata debba ricorrere alla consulenza di esperti, consentirgli le proprie idee di farsi, per valutare in una misura ragionevole, alla stregua delle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato. Dai professionisti adusi a muoversi con estrema cautela nell'esercizio del loro ufficio, ci si attende che dedichino una cura particolare alla valutazione dei rischi connessi. A mio modo di vedere, sono quattro almeno le conclusioni che si possono trarre da questa consolidata dottrina. In primo luogo, come è facile leggere le versioni in lingua francese o inglese delle decisioni della Corte di Vienna, la garanzia dell'articolo 7 della Convenzione è una garanzia di giuridicità, non legalità, ma giuridicità, uguale, law, e non di legalità in senso stretto, loi. In secondo luogo, ciò non significa affatto la rinuncia al ruolo primario della legge come garanzia della certezza del diritto. Di fatto, nella stessa tradizione anglosassone è percepibile una chiara tendenza in questo senso. Ciò nonostante, in terzo luogo, è adottata una posizione realistica circa i limiti delle leggi come strumento di conoscibilità e prevenibilità del diritto. Nel caso concreto. Per questo si sottolinea la necessaria collaborazione dei giudici nella presentazione del precetto penale e delle sue conseguenze. Per finire, in quarto luogo, è di assoluta importanza che si esiga un ruolo attivo dal cittadino. La regola scadente della collaborazione del legislatore e del giudice è ritenuta conoscibile anche quando la conoscibilità richieda un sforzo particolare da parte del destinatario, sia in quanto esterno, sia perché lo si viene tenuto a ricorrere al parere di esterno. Intendo ora soffermarmi sugli ultimi due aspetti. La realtà dei fatti è che i cittadini non hanno una conoscenza diretta dei contenuti delle leggi. Anche nei casi dei malconsenti, i dettagli di una tipizzazione tassativa sono per loro assolutamente impercettibili. A fortiori, ciò accade nel campo del malacquiabolitica. Inoltre, anche quando fossero consapevoli della lettera delle leggi, ciò in alcun modo potrebbe comportare una previsione circa la sua applicazione nel caso concreto. Per fare un esempio, proprio leggi tassative possono sperimentare una perdita di tassatività
formando oggetto di una interpretazione restrittiva. Pertanto, l'orientamento delle condotte dei consociati si ottiene, in ogni caso, attraverso la legge concretizzata dal giudice. Però, neppure la legge interpretata ha come destinatario il cittadino comune. Piuttosto, essa si dirige agli esperti e ai consulenti del cittadino comune. La prevedibilità del diritto è quindi anche compito dei cittadini, cui essi possono far fronte o attraverso il loro personale sforzo o ricorrendo alla consulenza di terzi. L'errore sul diritto diviene così un'autentica eccezione. Allora, cosa succede con i cambiamenti? La giurisprudenza dei tribunali contribuisce dunque in misura rilevante alla prevedibilità del diritto. Però, se questo è vero, sembra chiaro che la giurisprudenza tiene affidamento nei cittadini e che questo affidamento deve essere tutelato. Da ciò consegue che i cambiamenti giurisprudenziali devono essere assoggettati alle garanzie del principio di legalità, in particolare alla garanzia dell'irretroattività delle disposizioni sopraindicate. Così dunque, qualora esista una giurisprudenza stabile che renda prevedibile una determinata interpretazione su cui sia possibile riporre fiducia, e una decisione giudiziale si discosti da questa in modo imprevedibile, quest'ultima dovrebbe essere ritenuta nulla, già che in contrasto con una garanzia fondamentale. Tuttavia, ciò non accade in molti paesi di tradizione continentale, ponendosi in contraddizione con il ruolo concretamente disimpegnato dalla giurisprudenza nell'accessibilità al diritto da parte dei cittadini. Pertanto, è auspicabile il recepimento al loro interno dell'istituto anglosassone del prospective overruling. Le garanzie connesse all'affidamento saranno salvaguardate solo nel caso in cui la decisione motivatamente difforme dal precedente giudiziale non possa applicare la nuova teoria interpretativa al caso sottoposto al vaglio giudiziale. Esso sull'incorporazione della retroattività delle disposizioni più favorevoli nella garanzia della legalità. Come sappiamo, il diritto penale riconosce il principio di retroattività delle disposizioni più favorevoli praticamente dall'inizio del movimento codificatore. Qualche caso con il codice penale spagnolo o con l'italiano, l'efficacia retroattiva delle disposizioni di favore si estenderebbe già combinate con sentenza passata in giudicato e in fase di estinzione. Tuttavia, la nostra Corte Costituzionale, il Tribunale Costituzionale spagnolo, ha escluso costantemente l'esistenza di un diritto fondamentale all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli. In realtà, la retroattività delle disposizioni più favorevoli, tra le quali devono certo essere inclusi i mutamenti della giurisprudenza, non pone un problema di legalità stretto, cioè formale senso. Il suo fondamento, a differenza della retroattività delle disposizioni sfavorevoli, non è formale, ma sostanziale, ed è collegato al principio di proporzionalità in senso ampio, in concreto alla necessità della pena. La questione deve essere posta, pertanto, nei seguenti termini, se sia ragionevole l'imposizione di una pena non necessaria. Regole che garantiscono la retroattività delle disposizioni più favorevoli sono reperibili in diversi strumenti internazionali.
con una terminologia sostanzialmente coincidente, essi sono previste nel Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella Convenzione Americana dei Diritti Umani, così come nello Statuto della Corte Penale Internazionale. La stessa Corte di Giustizia della Comunità Europea, nella sentenza sul caso Berlusconi a Parigi, ha osservato che il principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole è parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Quello che non è vero per quanto riguarda la Spagna, la Germania, non so se l'Italia. Così, sulla base di quanto precede, risulta quasi naturale un importante mutamento di prospettiva della Corte e non del caso Scopola contro l'Italia numero 2, in cui si è concluso che l'articolo 7.1 della Convenzione include anche il diritto all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli. La decisione per giustificare lo spostamento da suoi stessi precedenti muove dalla consapevolezza che nel corso del tempo si è andato radicando in Europa l'assunto secondo cui il principio della legge si è convertito in un principio fondamentale del diritto penale. Tutto lascia pensare che l'accordo fondi l'applicazione retroattiva della legge posteriore più favorevole su la considerazione di proporzionalità. In altre parole, se il legislatore o l'autorità ritiene eccessiva una pena, così da essersi proceduto ad una revisione legislativa, sarebbe sproporzionato continuare ad applicare la pena precedente più grande. Si ritiene coerente con il principio della rule of law, cosa si potrebbe dire la giuridicità penale, che gli organi giudicanti applichino la legge che il legislatore considera proporzionata e che ci appartenga le garanzie dell'articolo 7 della Convenzione, ancorché esso non ne faccia stessa menzione. In ogni caso, ancora più significativo della svolta avutasi nella giurisprudenza della Corte EU è che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea abbia ricevuto come diritto fondamentale europeo quello di retroattività delle disposizioni più favorevoli. La questione che si pone e se ciò comporti la costituzionalizzazione del principio di retroattività delle disposizioni più favorevoli negli Stati membri. Non conosco la situazione qui in Italia, ma la mia impressione è che attraverso un'interpretazione della Costituzione in Spagna e le convenzioni internazionali una tale conclusione consegua in modo praticamente necessario. Sull'arricchimento interpretativo del principio di legalità. L'operatività del principio interpretativo in dubio pro libertà si mette qua al principio in dubio pro reo che opera sul piano della valutazione della prova è abbastanza percepibile nella prassi giudiziaria dei paesi europei. Allo stesso modo in cui lo è la rule of lenity nella cultura giuridica anglosassone. In base a questi criteri, in caso di dubbio, deve optarsi per l'interpretazione più favorevole alla persona sottoposta al giudizio. Tuttavia, non è chiaro che possa sostenersi che tale principio integri la garanzia della legalità, in modo che possa affermarsi l'esistenza di un diritto all'interpretazione restrittiva dei diritti penali. In generale, sebbene non in modo unanime. In Spagna la dottrina respinge la necessaria prevalenza del principio pro libertate e il divieto di interpretazione più sfavorevole. Nella misura in cui all'interno del tipo si riflettono tensioni tra sicurezza e libertà, tra protezione della vittima e del diritto e garanzia del reo, tale posizione mi sembra ragionevole. In questo senso, può affermarsi che la cosiddetta interpretazione estensiva, ma
non analogica naturalmente, non sia altro che una possibile interpretazione corretta. Stando così le cose, è di rilievo che lo Statuto di Roma abbia optato per una diversa soluzione. Così, articolo 22.2, la definizione di crimine, tra virgolette, la definizione di crimine interpretata tassativamente e non può essere stesa per analogia, questo è chiaro. Nel dubbio deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azione giudiziaria e di una condanna. Al momento non è riscontrabile un'influenza di tale disposizione sui tribunali stranieri. Invece, sì, mi sembra significativa una conseguenza della Corte Costituzionale spagnola attratto dall'idea dominante, conforme alla dottrina dei tribunali internazionali, che solo l'interpretazione giudiziale prevedibile sia conforme al principio di legalità. Questa premessa, in effetti, ha condotto il nostro giudice costituzionale a sostenere che non ogni interpretazione che rispetti il possibile senso letterale dei termini impiegati dalla legge sia costituzionalmente legittima. Oltre a rispettare il contenuto letterale della disposizione, l'interpretazione giudiziale deve essere ragionevole. Tale ragionevolezza non può limitarsi alle questioni semantiche, ma deve comprendere anche quelle axiologiche e metodologiche. La conclusione è che vulnerano il diritto fondamentale alla legalità anche quelle applicazioni giudiziali che, cito letteralmente, per il loro fondamento metodologico, cioè un'argomentazione illogica o indiscutibilmente stravagante, o assiologica, cioè una base valutativa estranea ai criteri che informano il nostro ordinamento costituzionale, conducano a soluzioni essenzialmente opposte all'orientamento sostanziale della norma e per questo imprevedibile da parte dei suoi destinatari. L'aspetto problematico di questa impostazione non è di certo l'introduzione di elementi di razionalità metodologica o assiologica quali fattori costitutivi della prevedibilità delle interpretazioni. Ad essere problematico è che l'assenza di razionalità assiologica o metodologica di un'interpretazione che rientri nel tenore letterale dei termini della legge sia qualificata come un procedimento di analogia di norma. Secondo me questo è un errore. Finisco. La mia conclusione segue così. È possibile osservare una tendenza generale alla sostituzione del classico principio di legalità con un principio diverso, che si identifica con la rule of law, in tedesco Rechtsstaatlichkeit, nella nostra lingua, cioè principio di giuridicità penale, non legalità ma giuridicità penale. Il profilo universalista astorico della legalità, cioè l'idea della ragionevole prevedibilità o conoscibilità da parte dei cittadini delle norme giuridiche ragionevolmente ricostruite, prevale su determinati aspetti storici di essa, il legalismo in particolare. Ciò non comporta, salvo in casi limite di mano in sé, la rinuncia alla legge formale e neppure il suo svilimento. Piuttosto, dà luogo a un'impostazione realistica che inserisce il testo legislativo, sia l'amico Carlo Enrico, in un contesto ermeneutico, dogmatico in senso lato, nel quale il ruolo dei giudici risulta fondamentale. Resta naturalmente da stabilire quali ulteriori requisiti devono esigersi dall'interpretazione giudiziale
affinché la garanzia della prevenzione realizzi